Un grande momento di festa, un evento storico che vive tutta la comunità di Bagnara, di Pols, ma l'intera Calabria in occasione dell'incoronazione della Madonna di Pols. Io voglio ringraziare la parte committente, il custode della Sacra Effigie della Madonna di Pols, Nino Romeo, la città di Bagnara per avermi dato questo incarico, un incarico che mi ha visto protagonista nella realizzazione delle nuove corone, corone che sono state realizzate interamente a mano in argento con raffigurazioni floreali laminate in oro 18 carati, e nelle corone sono stati anche rappresentati alcuni dei segni che hanno un po' contraddistinto la storia della Madonna di Pols. Abbiamo realizzato nella parte centrale la croce fiorita e nella parte del retro invece della corona grande abbiamo messo anche la scena del ritrovamento del pastorello col torello del ritrovamento della croce. Io sono onorato di tutto questo, veramente vivo questo evento con grande gioia, con grande felicità. Di questo, ecco, voglio ringraziare anche i miei collaboratori che sono stati parte integrante anche di questa lavorazione. Attraverso questi eventi è importante che partino anche tanti messaggi di speranza, messaggi di pace, la Madonna possa veramente illuminarci e guidarci in questi momenti di cambiamenti epocali. Quando ci sono eventi che onorano la Madonna della Montagna di Pols sono sempre grandissime feste. Il sindaco di San Luca non poteva mancare, perché la Madonna di Pols si trova nel santuario di Pols, territorio del comune di San Luca, pertanto per una questione di territorialità, che sia Bagnara, che sia un altro luogo, il sindaco di San Luca deve essere sempre presente. Eh sì, il maestro affidato che già da tanto che produce delle opere d'arte, quindi è stato bellissimo che questa scelta abbia collegato un maestro, un nostro maestro di Calabria, con un momento così importante di fede e di comunione, diciamo. Questo è un momento importante per il nostro paese, ma per tutti i fedeli. Ora è importante perseguire quelli che sono i messaggi del Vangelo e quello che praticamente è importante fare nella nostra vita quotidiana, cercare di fare del bene, di fare comunione e di cercare di risollevare questa terra.